Buongiorno, iniziamo oggi la recita del Rosario allo Spirito Santo, è la prima parte di quest'ora di preghiera. Io sono Antonio Baldini, sono il coordinatore regionale del Movimento dello Spirito Santo dell'Emilia Romagna. Iniziamo la preghiera insieme. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore. Oggi ci recetteremo dal sesto mistero del Santo Rosario, visto che i giorni precedenti sono stati proclamati i misteri iniziali. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a suggerire cose che Lui ha detto a noi.
In questo sesto mistero, lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani. Preghiamo per quanti non credono o hanno perduto la fede. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia lo Spirito Santo a rendere fecondi i nostri sforzi come parla Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel settimo mistero, lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandogli i suoi doni e i suoi carismi. Preghiamo in questo mistero per la salvezza del mondo. Allo stesso modo, anche lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con geni inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio,
non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettere i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace e gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace e gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che si ama di infinito amore. Recitiamo ora le litanie allo Spirito Santo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Padre Tuttopotenza, abbi misericordia di noi. Gesù, Figlio Eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci. Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio al Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce al cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e di scelta, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi. Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi. Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà di noi. Spirito confortatore, abbi pietà di noi. Spirito santificatore, abbi pietà di noi. Spirito che governi la Chiesa, abbi pietà di noi. Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, ispiraci il disprezzo per i peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare col cuore. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, guidaci lungo la via della salvezza. Spirito Santo, fa che riconosciamo l'amore di Dio per noi. Spirito Santo, ispiraci la pratica del bene. Spirito Santo, donaci la sua pace. Spirito Santo, rendici perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, numerosi figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza,
e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Vi ringrazio per aver partecipato a questo rosario con noi e intanto vi invito a proseguire il rosario a casa per gli altri misteri. Passiamo ora anche la linea al nostro coordinatore nazionale Mario Landi, cioè che detterà un piccolo insegnamento sulle dinamiche della vita comunitaria. Buon pomeriggio a tutti, grazie Antonio di averci preparato a questo momento con la preghiera. Come state vedendo in questi giorni, abbiamo chiesto ai fratelli e le sorelle coordinatori e coordinatrici regionali del Nord, soprattutto delle zone più colpite, di elevare al cielo la preghiera del Rosario allo Spirito Santo. E in questi giorni davvero siamo tutti coinvolti in questa situazione e vogliamo accogliere questa situazione certamente con grande responsabilità, ma anche con grande fede. E quindi grazie Antonio delle preghiere che avete elevato, e vi siamo vicini e siamo vicini a tutte le regioni, soprattutto più colpite del Nord, ma il problema, come sappiamo, si sta diffondendo in maniera molto seria e grave in tutta Italia. Continuiamo il nostro percorso però sulla fraternità, perché se è vero che siamo colpiti in questo tempo nel quale dobbiamo rimanere distanti gli uni gli altri, non possiamo però restare distanti con il cuore, non possiamo restare distanti con i sentimenti di amicizia, d'amore, di fraternità che nascono dal Signore. Ed è per questo che in questi giorni vogliamo riflettere insieme su come lo Spirito Santo generi la fraternità nel rinnovamento dello Spirito Santo, ma più in generale nella Chiesa, perché le cose che diciamo a favore dei gruppi, delle comunità, dei cenacoli, delle comunità d'alleanza, del rinnovamento dello Spirito Santo, non sono, tra virgolette, cose che riguardano solo noi. Riguarda la vita della Chiesa, di cui noi siamo parte. Oggi vogliamo riflettere su come lo Spirito Santo generi fraternità e questa fraternità si caratterizzi nell'accoglienza, cioè come l'accoglienza in qualche modo è un frutto della presenza dello Spirito Santo. Abbiamo visto ieri e anche l'altro ieri come le realtà del rinnovamento dello Spirito Santo siano realtà create dallo Spirito, volute dallo Spirito, nate dallo Spirito, che possono solo esistere se vivono nello Spirito. Io vorrei introdurre questi pochi minuti con una parola che ci viene da San Paolo, molto bella, dalla lettera ai Romani, al capitolo 15, dai versetti 5-7. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. E in questo brano, in questi versetti possiamo scorgere tutto il potere dello Spirito Santo. Avere i sentimenti di Cristo è impossibile senza lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci inabita, che ci fa avere la figliolanza divina, ci fa somigliare a Gesù e può farci avere dentro di noi i sentimenti che furono di Gesù. E questi sentimenti, come abbiamo visto, di reciprocità, di amicizia, di fraternità, da un lato ci spingono ad avere una sola voce nel rendere gloria a Dio, e l'abbiamo visto ieri nella preghiera comunitaria carismatica. Ma Paolo poi non si ferma soltanto nella preghiera, ma passa anche ai fratelli: accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi. Allora vedete, l'accoglienza non è un sentimento semplicemente umano, non è un sorriso da fare sulla porta dell'incontro di preghiera settimanale. L'accoglienza è un sentimento permanente del cristiano, perché è un sentimento che appartiene a Gesù.
San Giovanni Paolo II, rivolgendosi proprio a noi del rinnovamento nello Spirito Santo, nell'aprile del 2001 ci ha lasciato una frase bellissima, ci ha detto delle cose molto particolari in merito alla fraternità. Cito letteralmente le parole di San Giovanni Paolo II. I gruppi e le comunità del rinnovamento nello Spirito Santo siano luoghi significativi e modelli di fraternità e di amore, di pazienza e di accoglienza reciproca. L'esperienza del perdono e la valorizzazione di ogni dono spirituale aiutino tutti a costruire una convivenza alimentata dal soffio dello Spirito del Signore risorto. Questa è la lettera autografa che San Giovanni Paolo II consegnò ai responsabili del Comitato Nazionale e indirizzò ai partecipanti alla 24esima Convocazione Nazionale del Rinnovamento nell'aprile del 2001. San Giovanni Paolo II ci richiama quindi a una convivenza alimentata dal soffio del Signore risorto, perché solo questa convivenza è possibile. Tutte le altre modalità dello stare insieme nel rinnovamento, che possono anche registrarsi, potrebbero essere delle modalità limitate e molto spesso fuorvianti. Il rinnovamento nello spirito, nel suo vivere la fraternità, vive una dimensione pneumatologica. Attenzione, perché il pericolo invece è vivere una dimensione sociologica, che pur se presente non deve essere quella prevalente. Noi viviamo in un'epoca malata di individualismo, di egoismo, dove c'è un protagonismo malato delle persone. E invece nel vivere pneumatologicamente queste dimensioni di individualismo e di egoismo e di protagonismo malato devono cedere passo invece ad una vera comunione nella quale ciascuno di noi porta il peso l'uno dell'altro, come ci dirà Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 6, al versetto 2. Un donarsi reciproco, abbiamo detto ieri, scegliendosi di non appartenersi sul piano delle convenienze, ma sul piano invece della convenienza, cioè del venire insieme a Cristo, di appartenere unicamente a Cristo e ai fratelli. E questo è il nostro appartenersi. Noi ci apparteniamo nei nostri gruppi a partire dall'appartenere a Gesù. Se manca questo appartenere a Gesù, tutte le altre forme di appartenenza sono fragili e rischiano di generare i frutti della carne e non i frutti dello spirito. È necessario quindi sentirsi uniti in un solo corpo, non in una dimensione morale, ma in una dimensione prima di tutto pneumatologica, cioè creata dallo spirito, sapendo che non si entra nel rinnovamento dello spirito, ma è il rinnovamento che entra nella tua vita, come ci ha suggerito il cardinale Siemens. Per questo, abbiamo detto ieri, un gruppo di preghiera del rinnovamento non può essere un gruppo che prega soltanto. Il concetto gruppo di preghiera, abbiamo detto ieri, è molto limitato, molto limitante. In realtà noi siamo delle comunità, qualsiasi forma noi abbiamo, siamo delle comunità nelle quali c'è bisogno certamente della preghiera comunitaria carismatica, ma c'è bisogno di un buon servizio di accoglienza permanente, c'è bisogno della formazione permanente, c'è bisogno del ritiro mensile, c'è bisogno dei gruppi di crescita, c'è bisogno dell'accompagnamento e dell'intercessione, c'è bisogno dei servizi e della ministerialità carismatica. Tutte queste cose non sono attività, ma sono realtà che lo Spirito crea. Attenzione, non è detto che un gruppo debba avere tutto questo contemporaneamente, ma non può in qualche modo esimersi dal riflettere come vivere, ciascuno con le sue capacità, con le sue forze, con le persone che lo abitano, con le persone che ne fanno parte. Questi elementi quindi sono prima di tutto un'esperienza spirituale fraterna e non un'attività del gruppo. Quindi gli elementi della fraternità sono unici in ogni comunità, con tempi e modalità spesso del tutto originali.
Da questo punto di vista, l'accoglienza, sulla quale adesso vogliamo focalizzarci un attimo, non è soltanto, come ho detto in anticipo, mettersi davanti alla porta del gruppo nel giorno della riunione e con il sorriso a 32 denti accogliere qualcuno che viene. L'accoglienza invece è un atteggiamento molto più profondo. Dirà Paolo nella prima lettera ai Corinti: quando vi aspettate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. L'accoglienza in una comunità è prima di tutto attesa dell'altro. Molto importante questo. E quindi da questo punto di vista, questo attendere l'altro è un modo di vivere la fraternità e anche poi sarà il modo di vivere la preghiera. Questo attendere significa che quando manca qualcuno all'incontro di preghiera, siamo più poveri. Siamo debitori della presenza di qualcuno. È anche bello che Paolo, sempre nella lettera ai Romani, come abbiamo visto, ci ha invitato ad accoglierci gli uni gli altri. Quindi l'accoglienza non è un'attività di qualcuno, ma è un modo di essere della comunità. Quindi in una realtà del rinnovamento certamente ci deve essere un servizio di accoglienza, ma attenzione, è la comunità nella sua interezza, nel suo insieme, che deve accogliere. San Giacomo evidenzia come l'accoglienza può diventare in negativo un elemento chiarificatore dell'autenticità del rapporto con Dio e della crescita della fede personale e comunitaria. Cito da Giacomo 2:1-4: fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con il vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dito: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Come vedete, San Giacomo evidenzia già nell'atteggiamento dell'accoglienza di ogni singola persona che entra in un contesto comunitario il livello di fede, di maturità personale di ciascuno. Per cui nell'accoglienza non possiamo fare favoritismi, ed una comunità è sempre una comunità accogliente a tutti, è tutta la comunità chiamata ad accogliere. E molto spesso noi siamo chiamati ad accogliere un'umanità spesso alla deriva, che approda nei nostri gruppi e comunità, e che deve percepire subito di essere accolta in un luogo fraterno e non in un semplice gruppo che prega. Ogni fratello, quando si accosta alla realtà del rinnovamento, deve comprendere che entra in un luogo di relazioni, e in questo luogo di relazioni ci sono dei responsabili, degli animatori, degli anziani di cammino e dei neofiti. Deve essere un luogo di evangelizzazione e di accompagnamento ogni nostra realtà, non semplicemente un luogo dove si alzano gli occhi al cielo. E evangelizzazione e accompagnamento anche per coloro che pensano di essere buoni cristiani. Quindi, prima di istituire un servizio di accoglienza che si fonda su uno specifico carisma, è bene educare la comunità ad essere accogliente, nei confronti di ogni suo singolo aderente. Perché, come per il canto, l'intercessione, tutti sono chiamati a intercedere, tutti sono chiamati a cantare, così anche per l'accoglienza. Non è possibile relegare l'accoglienza soltanto a qualche fratello di buona volontà che abbia un dono. Tutta la comunità è chiamata a pregare, tutta la comunità è chiamata a cantare, tutta la comunità è chiamata a intercedere, tutta la comunità è chiamata a formarsi, tutta la comunità è chiamata ad accogliere. L'accoglienza dei nuovi poi deve avere anche una capacità ben precisa, mirata. È difficile che si accosti alla nostra esperienza una persona che non sia accompagnata già da qualcuno che l'ha invitato.
Ma attenzione, non bisogna mai lasciare da solo una persona una volta entrata nella nostra realtà. Va immediatamente accolta per capire cosa ha compreso delle nostre dinamiche, cosa ha compreso dei nostri luoghi, del nostro modo di pregare. Noi abbiamo una forma di spiritualità che non sempre immediatamente è compresa ed è comprensibile e c'è bisogno appunto di essere accanto a chi coloro a quelli che vengono nei nostri gruppi, nelle nostre comunità per la prima volta. Ma attenzione, tale accoglienza non è soltanto da riservare ai nuovi. L'accoglienza è una cosa, come abbiamo visto, ben più grande e più profonda dell'esecuzione di un canto di accoglienza o di un gesto di accoglienza. L'accoglienza infatti vede come destinatari tutti i partecipanti all'incontro di preghiera e tutti i partecipanti al cammino di fede della comunità, anche perché i fratelli che camminano da tempo, che spesso giungono all'incontro di preghiera con la fatica della vita, le pesantezze umane che questa genera, spesso molto grandi. Il sentirsi accolti in una famiglia che ti aspetta mette in condizioni anche i fratelli maggiormente provati di essere più disponibili ad accogliere le consolazioni di Dio. La presenza dello Spirito Santo e quindi entrare nella gioia, nella lode e nelle relazioni con più serenità, perché ci si sente accolti e amati da Dio. Chi accoglie sta prestando le braccia, il cuore, lo sguardo, la voce a Gesù. E quando questo avviene prima ancora che la preghiera inizi, potete ben immaginare come l'accoglienza sia già in qualche modo un tempo di preghiera. Ed è bene, quindi, anche prima dell'incontro di preghiera, dedicare un piccolo tempo di accoglienza dove i fratelli possono scambiarsi un gesto, una parola, possono condividere. Ecco, mai iniziare un incontro di preghiera che sa brutto immediatamente con un canto, ma c'è bisogno di accogliersi reciprocamente, perché in questa accoglienza, anche se formalmente non ci sembra pregare, noi già stiamo pregando. Poi chiaramente, oltre ad avere tutta una comunità accogliente, c'è bisogno di persone che con un carisma specifico svolgano un servizio di accoglienza e lo svolgano in maniera costante, non soltanto il giorno dell'incontro di preghiera o il giorno dell'incontro per la formazione o il giorno dell'incontro per il ritiro spirituale. C'è un'accoglienza che continua dopo, a casa, soprattutto quando ce ne rendiamo conto che i fratelli incominciano ad assentarsi, incominciano a non essere presenti. Molto probabilmente non c'è né cattiva fede né cattiva volontà, c'è qualche problema, c'è qualche situazione difficile per cui i fratelli in qualche modo sono impediti. E allora lì un buon servizio di accoglienza si rende presente insieme al servizio pastorale, soprattutto per quei fratelli che vivono nella difficoltà. Io ho terminato questo brevissimo discorso sull'accoglienza, ma sottolineo alla fine ancora una volta che questa accoglienza, come ci dice Paolo, è un sentimento di Cristo e questo sentimento di Cristo può inabitare i nostri cuori solo con la presenza dello Spirito Santo. Allora vedete come anche le dimensioni più semplici, come l'accoglienza, sono un frutto della vita nello Spirito e sono un frutto della vita nello Spirito di una realtà intera, di un'intera comunità. Adesso passo la parola a una nostra collaboratrice, la carissima Silvia, che da anni svolge un compito importante all'interno della nostra realtà. Mi auguro che possiate sentirla con gioia. Mi permetto solo di segnalarvi che c'è un libretto sull'accoglienza dove si può approfondire le cose che ho detto. È stato edito sempre da Edizione Rinnovamento, quindi in maniera complementare di approfondimento rispetto alle cose che ho detto, eventualmente potete approfondire il discorso sull'accoglienza, il titolo Accoglienza, impariamo da Dio. Dio vi benedica e buona continuazione di cammino. Ciao a tutti, fratelli e sorelle, sono Silvia. Faccio parte del Rinnovamento per grazia di Dio da circa 30 anni e da 20 presto il mio servizio e il mio lavoro nella cooperativa Odos Servizi. E in questo tempo che stiamo vivendo, dove tutto ci sembra così sospeso, la nostra cooperativa non ha finito, non si è fermata. Continua a servire il Rinnovamento in tutte quelle
attività che sono varie che portiamo avanti e questo rendiamo gloria al Signore di poter continuare a lavorare, tutti con lo stesso zelo, tutti con lo stesso impegno di sempre, come se stiamo in ufficio. Come vedete, ci troviamo a lavorare a casa, ma il nostro lavoro è incessante. Continuiamo sempre a svolgere la nostra attività ordinaria. Le prime attività che abbiamo dovuto porre in essere per questa situazione è stato quello di, con pazienza, cercare di accogliere tutte le chiamate da parte dei fratelli per la nostra convocazione nazionale. E con tanto impegno stiamo cercando di trovare delle modalità per poterla svolgere nei tempi che questa situazione ci renderà possibile, anche per venire incontro alle necessità dei fratelli. Certo, come stiamo vivendo, la situazione è proprio straordinaria, ma è straordinaria anche l'opera che riusciamo a portare avanti nel nostro svolgere il servizio. Vediamo che c'è ancora tanta gente, tanti fratelli, tanti di voi che ordinano i libri per approfondire la nostra spiritualità e ordinano i CD perché i canti ci permettano di pregare in questo tempo in cui ci stiamo intensificando nella preghiera, ma come questi momenti che vengono trasmessi nelle dirette. Ecco, allora noi cerchiamo attraverso alcuni colleghi che si recano in ufficio di potervi far arrivare i libri, i CD delle catechesi, dei nostri incontri. Ecco, notiamo come ora che abbiamo un po' più di tempo, cerchiamo di dedicarlo a questo, anche perché le librerie sono chiuse e quindi riusciamo ad essere anche più in contatto con voi. Sul sito delle edizioni RNS c'è tanto da scorrere per poter vedere quanto il Signore ha permesso di pubblicare. E vorrei evidenziare che c'è anche la possibilità di poter esprimere un ricordo per il nostro caro Don Guido, che dalla sua ora ci sta aiutando a vivere questo tempo così sofferto. Allora noi continuiamo a lavorare, abbiamo trasferito i nostri uffici nelle nostre case e ci teniamo in contatto attraverso gli strumenti che abbiamo, attraverso WhatsApp. Certe volte ci diciamo che sembra come se i nostri colleghi sono nelle nostre case, ci sentiamo ognuno nella casa dell'altro per come riusciamo a condividere, pur non potendoci vedere ormai da una settimana. Però il lavoro che portiamo avanti come cooperativa ha varie attività, l'organizzazione degli eventi, degli incontri, che ora con questa limitazione nel poterci vedere è certo più complicata, però ce la stiamo mettendo tutti, tutta. Tutti quanti insieme riusciamo a cercare di darci forza perché il Signore vuole che l'opera sua nel rinnovamento vada avanti come io sto sperimentando. A volte mi capita di condividere con i fratelli del Cenacolo di cui faccio parte alcuni momenti di preghiera, alcuni canti, oltre a cercare di ravvivarci nella fede e nel desiderio di pregare per le persone che stanno soffrendo e perché questa situazione finisca presto. E come riusciamo a starci vicini? Anche attraverso tutte le campagne che il rinnovamento ha indetto in questo periodo e di cui la cooperativa è tra le prime attrici, tra le prime che opera attraverso la gestione del canale YouTube, nell'immissione diretta di questi, nelle riprese dirette di questi momenti che ci rendono più uniti, che ci fanno sentire una comunità nazionale che si stringe tutta insieme a pregare, ad elevare la nostra preghiera allo Spirito Santo, perché possiamo avere la forza e la consolazione, perché lo Spirito possa guarire. Ecco, allora il nostro lavoro non si interrompe.
il nostro lavoro a servizio del rinnovamento e noi siamo veramente felici di continuare a servire questo movimento, che per prima io mi trovo a servire anche nella mia vita come responsabile diocesana, come anziana, come persona che la vive nel cuore, che ha questo dono grande di poterlo vivere intensamente. Ecco, allora continuiamo a tenerci uniti nella preghiera, continuate a pregare per noi, perché possiamo servirvi sempre con tanta gioia, quella che voi ci donate ogni volta che ci sentiamo al telefono, ogni volta che qualche incontro si realizza. Siamo in contatto con tutti quelli che si sono iscritti per il pellegrinaggio in Terra Santa, pellegrini, così da poterli tranquillizzare per quello che sta succedendo a livello internazionale, cercare di comprendere come poter portare avanti questo viaggio tanto atteso e tanto sperato. Allora, tutte le iniziative e progetti del rinnovamento come cooperativa li stiamo portando avanti con gli strumenti che abbiamo, con le nostre anche debolezze e povertà umane, ma cercando di continuare ad evangelizzare, continuare a servire, continuare ad essere missionari, intanto nelle nostre vicinanze, con i nostri familiari, con i nostri amici, con tutti quanti voi. E vorrei concludere questa mia testimonianza per rendere grazie al Signore intanto per tutti i miei colleghi, per tutte le persone con cui noi abbiamo a che fare, i volontari, perché servirlo attraverso la cooperativa mi permette veramente di creare relazioni fraterne, relazioni anche molto intense. E vorrei lasciarvi con questo, perché nel cuore il Signore ha suggerito che in questo tempo della prova noi teniamo una promessa forte da parte sua, da parte del Signore. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Amen. Ecco, in questo tempo in cui ci viene privato di scambiarci gli abbracci, io con affetto vi do il mio abbraccio dalla mia casa e vi chiedo di restare collegati alla diretta, perché adesso continuerà il seminario di Vita Nuova. Edetterà la relazione La sublimità della conoscenza di Cristo mio Signore, Carmela Romano, membro del Comitato Nazionale di Servizio per l'area formativa. Dio vi benedica e lo Spirito Santo ci guidi. Buona continuazione. Entrati nella mia casa. Oggi rifletteremo sul terzo tema del seminario di Vita Nuova nello Spirito. Però prima permettetemi di fare ancora una volta un ringraziamento a Salvatore, Presidente Nazionale del Rinnovamento, a Mario Landi e a tutti noi del Comitato che ci stiamo alternando, ma anche agli amici della Segreteria Nazionale che ogni giorno ho cominciato a conoscere i loro volti. E ancora altri ne incontrerete. Ma un abbraccio particolare oggi pomeriggio lo vorrei rivolgere a Carlo, nostro carissimo fratello, coordinatore regionale del rinnovamento della Regione Umbria, perché questa mattina è venuta a mancare la sua mamma. Ecco, insieme facciamo una cordata d'affetto e lo abbracciamo nella certezza che la morte è stata vinta da Gesù. E il tema di oggi, che noi approfondiremo, ha per titolo La Signoria di Gesù, riconoscere Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita. E vorrei partire da una citazione biblica molto bella, che potrebbe essere anche oggetto della vostra meditazione nei prossimi giorni o anche da oggi pomeriggio fino a domani, quando ascolteremo ancora un'altra riflessione. Tutto ciò ci permetterà di incontrare la persona fisica di Gesù. Perché quello che noi stiamo facendo e che il Presidente Nazionale
qualche giorno fa citava come i gioielli della nostra collezione, della nostra famiglia, che è appunto il seminario di Vita Nuova nello Spirito, è un'occasione per incontrare Gesù nello Spirito. È un'occasione perché chi non ha incontrato Gesù, anche in questa tempesta del coronavirus, può incontrarlo nello Spirito. E lo Spirito Santo è colui che rende presente, rende attuale Gesù nella nostra vita. Allora partirei proprio dalla parola di San Paolo, che Paolo scrive di sua mano ai Filippesi, dopo 3 anni che era stato in carcere a Roma, sente la necessità, per delle intuizioni che lui ha avuto, di andare da questi fratelli, di andarli a rincontrare. E Paolo dice così: anzitutto, ormai ho reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo. Paolo vive un'esperienza così entusiasmante, così folgorante dello Spirito, che riconosce che Gesù, rispetto a tutto il resto, è il tutto, e tutto il resto è nulla. La vita che lui comincia a vivere è una vita nuova, e le sue preconoscenze sul giudaismo sono un nulla rispetto alla sublimità invece che lo Spirito gli permette di fare, di vivere. Cosa c'entra questa parola con la nostra vita? Cosa c'entra questa parola alla luce della tragedia che stiamo vivendo, della paura che molto spesso bussa alla nostra porta? Io so di persone, di amici, ma anche parenti, che la notte non dormono perché la paura ha bussato alla porta del loro cuore, facendo perdere la serenità, facendo perdere la progettualità, facendo perdere il gusto della vita. Allora, amici, sia chi vive l'esperienza del rinnovamento, ma anche chi questa esperienza non l'ha mai vissuta e che attraverso questa grazia straordinaria del rinnovamento in questi giorni è come l'occasione che gli è data per incontrare Gesù. Allora oggi io ti inviterei ad accogliere questa presenza di Gesù nella tua vita e segui questa riflessione. Accogli Gesù, egli è alla porta della tua vita e alla porta del tuo cuore bussa, dice l'Apocalisse di San Giovanni. Marcella il primo giorno ci ha fatto gustare la bellezza di questo amore, la sobria ebbrezza di questo amore, l'unicità, il fondamento di questo amore. Rosario ieri ci ricordava invece la caducità dell'uomo, che con i suoi limiti non è capace di rispondere a questo amore, ma Dio che continua a cercarlo, perché Dio è misericordia. Come si fa misericordia a Dio nella nostra vita se non attraverso l'offerta di Gesù suo figlio? Egli è morto per te, egli è morto per me, ha versato il suo sangue perché noi divenissimo così come noi siamo davanti a lui, oggetto di un amore grande che accolto ci dona di diventare soggetti di un'azione bella, nuova, propositiva. Non soltanto ci dona di comprendere chi siamo alla sua presenza, che siamo questo capolavoro di cui il Salmo 8 narra, ma diventiamo suoi collaboratori stretti, proprio quello che è accaduto a Paolo di Tarso. Da persecutore diventa il più grande degli amanti di Gesù, il più grande degli stimatori di Gesù, al punto tale da morire per Gesù. Allora, come fare per accogliere Gesù? Come accettare la sua signoria? Vedete, quello che sta accadendo in questi giorni è un grande solletico che la realtà ci pone. In questi giorni, avendo anche un po' più di tempo a disposizione, quindi avendo la possibilità un po' di riflettere, un po' di leggere, di approfondire, sto scoprendo un poeta locale della mia regione, Albino Pierro, candidato per 3 volte al premio Nobel per la letteratura. In una sua struggente poesia, ad un certo punto lui si domanda dove può nascondersi davanti ad un fatto che la realtà gli aveva buttato in faccia. E lui dice: sentirò ancora le voci e il suono della campana e forse il mio cuore si risveglierà.
Ecco, quello che fa Gesù quando noi lo accettiamo come Signore della nostra vita è far risuonare non le campane dei campanili delle chiese, ma quello che fa vibrare tutta la nostra vita e ci dona di accoglierlo e di verificarne tutta la sua portata. In questi giorni i telegiornali, i giornali quotidiani, i social, sono luoghi di notizie, di aggiornamenti continui. Ecco, a me oggi piace pensare, ma non soltanto oggi, da quando ho iniziato a fare questa, a vivere questa esperienza nella vita, nello spirito, che anche dove c'è letame, anche dove c'è morte, anche dove c'è povertà, può nascere qualcosa di grande, può nascere qualcosa di bello, ma la natura ce lo dimostra. Non può esserci il nuovo sorgere di una primavera se prima non passa l'inverno. Allora, in questo tempo che per molti è considerato come inverno, vi esorto, insieme a tutti gli altri miei amici, ad accogliere questa novità, ad accogliere Gesù come Signore della nostra esistenza, a far sì che Lui, a riconoscere il suo sacrificio per noi, a far sì che noi gli concediamo le chiavi della nostra casa, a far sì che Lui possa entrare e possa diventare davvero il Signore. Non ci viene tolto nulla, ma tutto ci è dato addirittura in sovrabbondanza. Non ci è tolta l'intelligenza, non ci è tolto il raziocinio, ma tutto invece viene illuminato. Ogni più piccola cellula della nostra vita viene come illuminata dalla sua grazia. Allora vedete, dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte in realtà tornano invece ad apparire i germogli della resurrezione. Quanto desiderio, quanto bisogno di vita nuova abbiamo. Questo è il tempo, questo è il Kairos. Questo è il momento, il luogo in cui noi possiamo accogliere Gesù nella nostra vita. Vi suggerisco un piccolo esercizio molto semplice che possiamo fare in qualsiasi momento della giornata. Andiamo a rileggere la citazione biblica che vi ho suggerito, tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8. E poi invochiamo lo Spirito Santo con una preghiera semplice, con un atto di affidamento. E poi facciamo un attimo di silenzio. E poi diciamo: Signore, aiutami a conoscerti come ti ha conosciuto Paolo. Aiutami ad entrare nella tua vita, proprio come c'è entrato Paolo. Aiutami a donarti le redini della mia vita. Aiutami a vivere questa circostanza che la realtà mi chiama a vivere da vero uomo, da vera donna. E allora non avremo vissuto questa esperienza in maniera invana. Allora cosa dobbiamo fare dopo aver invocato lo Spirito, dopo aver sostato qualche attimo in silenzio? Cerchiamo nella memoria un desiderio che abbiamo per poter progredire nella vita spirituale. E dopo averlo fatto, dialoghiamo con Gesù. Immaginiamo la scena come si svolge. Immaginiamo proprio così, guidati dalla parola, ne usciremo fortificati, ne usciremo irrobustiti, anche umanamente, rinfrancati, ristorati. E così potremo continuare il nostro cammino. Gesù resta il dono che Dio ha fatto nella tua vita, e questo dono però deve poter essere messo in pratica. Come possiamo vivere questa signoria di Gesù? Innanzitutto attraverso le nostre relazioni che si rinnovano, perché se un cuore si rinnova non può rinnovarsi anche i nostri rapporti reciproci, e tutto diventa e fa parte della nostra vita. Quindi anche le sorti della storia, le sorti dei nostri vicini di casa, le sorti dell'umanità, così come anche le sorti del movimento. Sono felice di essere stata con voi. Se il Signore ha parlato ai vostri cuori, non induriteli, ma apriteli la porta. Egli vi educherà alla vita nuova nello Spirito. E sono felice ora di lasciare la parola ad Amabile Luzzo, membro di Comitato Nazionale, il quale ci aiuterà a fare ancora un altro gradino verso la comprensione di cosa significa vivere da risorti, vivere da coloro che sono stati scelti, benedetti e hanno accolto nella loro vita Gesù come Signore. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Gesù è il Signore.
Buon pomeriggio cari amici e siamo giunti al nostro terzo appuntamento. Oggi è venerdì della terza settimana di Quaresima e la Chiesa ci invita proprio oggi a vivere la pratica del digiuno. E riflettevo come mai in questo tempo abbiamo dovuto imparare a digiunare di molteplici cose. Ognuno di noi sta rinunciando a tante attività, a ripensare la propria vita, in termini proprio di occupazioni. Tutto questo sta facendo un bene alle nostre anime, alla nostra vita spirituale. Dobbiamo sempre più imparare a vivere da figli di Dio. E la mia riflessione di oggi è tratta proprio dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 3, il discepolo che Gesù amava e che lo ha seguito fin sotto alla croce, pone due condizioni per vivere da figli di Dio. La prima è rompere con il peccato. Ed è quello che noi abbiamo sentito, ascoltato ieri nel percorso di seminario di Vita Nuova. La seconda è osservare i comandamenti, soprattutto quello della carità. Ma sentiamo le parole dell'Apostolo Giovanni. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. E sappiamo bene che l'amore ha bisogno di essere conosciuto concretamente, con gesti concreti. Ma ancora, sempre dalla lettera, della prima lettera di Giovanni al versetto poi 21 del capitolo 3, lui aggiunge qualcosa a cui vi chiedo di prestare maggiore attenzione. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. E allora qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. E per tali richieste io vi ricordo appunto che dalle 18 alle 18:30 di questa sera su questa pagina Facebook vivremo un tempo di intercessione che questa sera sarà vissuta con l'adorazione della croce che richiama appunto la Via Crucis dalla cappella della sede di Via degli Olmi. Sarà proprio il nostro presidente Salvatore Martinez a tenere le braccia alzate sotto la croce per presentare le vostre intenzioni, che potete inviare all'indirizzo email iointercedo@rns-italia.it. Presentiamo queste nostre intenzioni e con fede crediamo che Dio ascolta chi nel cuore sente veramente forte una intercessione per un fratello, per una situazione che in questo momento lo sta preoccupando particolarmente. Proprio ieri sono stato raggiunto da una telefonata di una nostra sorella che aveva presentato un'intenzione per il fratello che era quasi in terapia intensiva. Bene, i medici hanno diagnosticato un recupero, hanno definito miracoloso di questo stato di salute, è ritornato nel reparto. Ecco, agiamo e presentiamo le nostre richieste con fede. Ed infine vi ricordo ancora una volta e faccio appello al vostro cuore di aderire alla nostra campagna Io resto a casa e dono. Lo faccio a nome di ogni responsabile e di quanti chiedono di continuare quest'opera nello spirito. Andate quindi sul nostro sito www.rns-italia.it e cliccate sul banner Io resto a casa e dono. Troverete tutte le motivazioni e anche tutte le indicazioni per fare le vostre donazioni. Ringrazio quanti hanno già fatto per venire la propria donazione, le proprie offerte. Noi non guardiamo né agli importi né alle persone, perché Dio sa sicuramente ricompensare quanti in questo momento stanno sentendo il bisogno di contribuire a questa opera dello Spirito, a far continuare questo cammino, questa diffusione dello Spirito. Ricordo che una delle consegne che Giovanni Paolo II
ha fatto al nostro movimento fu proprio questa: fate conoscere e amare lo Spirito Santo. Ed è quello che noi vogliamo fare anche attraverso questi mezzi. Quindi vi saluto, un saluto che mi auguro possa rinsaldare la nostra comunione spirituale, e vi do appuntamento alle 18 questa sera su questa pagina Facebook.